importante lo spermiogramma, ma lo spermiogramma ormai non ci dice tutto. Io ricordo i tempi di 20 anni fa che lo spermatozoo era questo sconosciuto, oggi è molto considerato e ovviamente ha un'importanza fondamentale, sempre più importante, valutare la qualità intrinseca dello spermatozoo, cioè del suo DNA, perché io lo posso pure vedere in una forma normale, mi può sembrare normale, ma normale non è. Abbiamo visto delle immagini in cui lo spermatozoo che era apoptotico, tutto sommato, chi lo diceva che era apoptotico? Era, come morfologia non dava questo effetto. E perché è così importante studiare questo spermatozoo, che è sempre stato trascurato e solo adesso si sta capendo che non è da trascurare? È importante attualmente, in particolare, perché noi ci troviamo con delle coppie in età avanzata, dove la donna che ha 38 anni, che mediamente abbiamo questa, la media ormai è questa, a 38 anni gli ovociti di una donna non sono capaci più di dare aiuto allo spermatozoo, perché lo spermatozoo non ha la capacità di riparare il proprio DNA. Invece l'ovocita ha questa grandissima capacità, ha la possibilità di recuperare i danni dello spermatozoo. Ma se ci troviamo non una ragazza di 25 anni, ma ci troviamo con ovociti di una 38enne, beh, questa capacità comincia a diminuire. Ecco perché è importante in questo caso anche seguire l'aspetto degli integratori, del migliorare lo stress ossidativo dello spermatozoo, cioè cerchiamo di arrivare con degli spermatozoi migliori a fare una riproduzione assistita, altrimenti la donna c'ha l'età che ha, non è più capace di riparare i danni, lo spermatozoo traballa perché per i mille problemi che hanno già evidenziato è chiaro che diminuiscono le probabilità di successo.